Con la determina numero 210 del 19 maggio 2015, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasferito al Comune di Prato La Peligna la somma di 2.613.000 euro. Lo afferma in una nota lo stesso sindaco di Prato La Peligna, Antonio De Crescentis. Grazie a questo importante finanziamento, prosegue il primo cittadino, il quarto per la rilevanza tra i circa 40 comuni finanziati, verranno ultimati i lavori dei tre aggregati edilizi in corso d'opera e potranno aprire battenti 20 nuovi cantieri nella nostra cittadina. Si tratta di una parte dei 6,5 milioni assegnati al nostro comune a seguito della riunione tenutasi nella sala polivalente del comune di Fossa il giorno 6 agosto 2014 tra i rappresentanti dei comuni fuori cratere. La ricostruzione continua quindi senza sosta con il lavoro dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore alla ricostruzione Costantino Cianfaglione, e grazie anche alla sempre preziosa collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Fossa e l'UTR7 di Coriano Sicoli, ai quali va il nostro ringraziamento, conclude nella nota De Crescentis.